Bibbia dice che il Dio, l'Onnipotente, alleluia, il Creatore del cielo e della terra, l'Altissimo, il Dio di gloria, egli ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di suo figlio Gesù Cristo. Questo dice la Bibbia. Alleluia. Che il giudizio dell'Eterno verrà su tutte le nazioni e Dio castigherà la terra a motivo delle sue iniquità, a motivo dei suoi omicidi, a motivo delle sue ingiustizie, dell'idolatria, a motivo della malvagità che c'è sulla terra. Dio giudicherà la terra. Sarà peggio del diluvio quello che verrà. Cari di Viterbo, cercate la verità. Oh, alleluia, cercate la salvezza. Gloria a Dio. Cercate la conoscenza di Cristo. Solo tramite la fede in Cristo noi potremo scampare dal giudizio che verrà, dall'ira a venire. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia. Non rimanere nel peccato, uomo. Non rimanere nel peccato, donna. Non rimanere lontano da Gesù. Non rimanere nella ribellione. Non continuare a fare il male. Non continuare a bestemmiare. Non continuare a ubriacarti. Non continuare a rovinare il tuo corpo con le droghe. Non continuare a rovinare la tua psiche con le droghe. Chiedi a Cristo di liberarti. Alleluia, perché solo Lui ha il potere. Nessun altro ti può salvare dalle tenebre o dagli spiriti maligni o dalla possessione diabolica. Nessun altro ti può liberare. Solo Gesù, il Figlio di Dio. Ma oggi la gente non vuole credere. Amano il male, amano i vizi, amano rubare, mentire, adulterare, commettere cattiverie, omicidi, guerre. Dice la Bibbia, cari di Viterbo, perché ci sono le guerre? Per colpa dell'ambizione degli uomini, dell'orgoglio, la sete del denaro, la sete di potere. E tanti innocenti muoiono, ma un giorno il Signore verrà a fare giustizia. La Bibbia parla di un giudizio che verrà. Cercate la parola di Dio, cari di Viterbo. Gesù Cristo disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La parola di Cristo durerà in eterno. Alleluia. Ecco perché ancora oggi, dopo più di 20 secoli, ci sono uomini che predicano la parola del Nazareno. E poveri voi increduli, peccatori ribelli, uomini che vivete sotto l'inganno del diavolo, donne che vivete sotto l'inganno del diavolo, poveri voi, se non vi convertirete, farete una brutta fine, dice la Bibbia. Ma questa sera c'è speranza, questa sera c'è speranza. Alleluia. Beatrice, questa parola è anche per te. Guidaci, Signore. Noi siamo venuti a predicare in questo paese di Viterbo. Alleluia, ascoltate la parola di Dio. Ravvedete, pentitevi dei vostri peccati, perché il peccato vi conduce alla morte e all'inferno. Risvegliatevi mentre siete in tempo. Ascoltate le parole di Dio che vi vuole fare grazia. E per cercare Dio dovete leggere la Bibbia. Non devi andare qua dentro. Qua dentro non c'è Dio, c'è il Dio denaro, l'inganno, l'idolatria, le statue, le immagini. Qua dentro non c'è il Signore. Il Signore lo dovete cercare nella Bibbia.
Amen. Nella Amen. Parola, con un cuore uno, cercate e troverete, dice il Signore. Perché dice la Bibbia, popolo di Viterbo, lo dice la Bibbia, non solo io con la bocca, ma la Bibbia, che il Dio non abita in templi fatti dalle mani dell'uomo. Alleluia. Questo è un tempio, fallo vedere un attimo che lo sgridiamo, questo è un tempio fatto dalle mani dell'uomo, dove ci sono idoli, dove ci sono menzogne, tenebre, inganni, eresie del Vaticano, dei papi e della Chiesa romana corrotta. E lì non c'è Dio, ma per cercare Dio bisogna leggere la Bibbia. Alleluia. Per cercare Dio dovete leggere le scritture, la parola, il Vangelo. Alleluia. Perché Gesù Cristo è venuto dal cielo a portare il Vangelo. Gesù non è venuto a portare il cattolicesimo. Gesù non è venuto a portare una religione. Gesù non è venuto a portare una religione come hanno gli uomini, testimoni di Geova, mormoni, musulmani e quant'altro. Ma Gesù è venuto a portare il Vangelo. Amen. Gloria a Dio. Cristo è venuto a portare la salvezza. Cristo è venuto a portare la luce. Gesù è venuto a portare il perdono. Open your heart, Jesus Christ. Gesù è venuto a portare la redenzione, popolo di Viterbo. E per cercare Gesù non ti devi inginocchiare una statua. La Bibbia dice che le statue e gli idoli hanno occhi ma non vedono, bocca ma non parla, piedi e non cammina. Sono idoli questi qua, immagini, statue, e la gente crede a questo. Alleluia. Ma se voi leggeste la Bibbia, la parola del Signore, trovereste la luce. Alleluia. Trovereste la verità che vi renderà liberi. Perché tu ora non sei libero, pensi che sei libero, perché ti senti forte, vai dove vuoi, vai a bere, vai a peccare, pensi che sei libero, ma non sei libero. Sei schiavo di un sistema corrotto. Sei schiavo del maligno, sei schiavo del peccato, ma Gesù vuole spezzare quelle catene, Gesù vuole spezzare quei legami. Ecco perché noi predichiamo in ogni luogo e non abbiamo paura né tantomeno vergogna. Vergogna devono avere i malvagi che peccano, che bestemmiano, che tradicono la moglie, che offendono la loro stessa famiglia, commettendo adulterio, tradendo la moglie, tradendo i figli. Perché chi commette adulterio tradisce la moglie, ma anche i figli. Sono loro che si devono vergognare. Quelli che vanno con i travestiti e hanno la moglie, quelli che vanno con i travestiti e hanno i figli, loro si devono vergognare. O chi bestemmia, o chi ruba, oppure i corrotti che sono nel governo o nelle chiese. Alleluia. Loro si devono vergognare, ma non chi, come noi, per la gloria di Dio, predica il nome di Cristo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Cristo, l'agnello di Dio. Cristo, il Salvatore. Cristo, il Re dei Re. Amen. Cristo, il Messia. Cristo che vuole cambiare la tua vita. Cristo che vuole cambiare il tuo cuore. Abbi fede, leggi la parola. Tieni, messaggio della Bibbia. Grazie. Gloria a te, santo nome Gesù. Benedici questa ragazza, Signore. Perciò questa sera, per grazia di Dio e per comando di Dio, siamo venuti a predicare qui. Non ero mai stato a Viterbo a predicare, ma questa sera Dio ci ha dato l'opportunità. Alleluia. Messaggio, la parola di Signore. Dio la benedica. Così non è per lei.
Prego. Andate per tutto il mondo. Questo è il comando di Gesù, l'ordine di Gesù. Alleluia. Ai veri credenti. Andate per tutto il mondo. Alleluia. E predicate il Vangelo a ogni creatura. Ed è quello che vogliamo fare anche noi. Alleluia. Gloria a Dio. Cerca Gesù, cerca la salvezza. Dio vi benedica, fratelli. Gloria a te. Sorelle, nella grazia di Dio siamo qui a Viterbo, nel Lazio. Dio ci ha dato l'occasione di essere qui, vogliamo predicare la parola del Re dei Re. Leggi la parola di Dio. Siamo qui, vogliamo adoperarci per seminare la parola di Dio in questi territori, come sta scritto, che il seminatore uscì a seminare, dice la Bibbia. Alleluia, il seminatore è lo Spirito Santo, ma lui guida i suoi figli a predicare il nome di Gesù. C'è bisogno in questi ultimi tempi, alleluia, e siamo qui perché vogliamo proclamare il nome di Cristo. Amen. Dice la Bibbia, cari di Viterbo, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Gloria a Dio. Avvicinatevi alla parola di Cristo, perché Gesù, cari del Lazio, Gesù è la vera luce. Gesù è la salvezza del mondo. Sangue di Gesù. Perché dice la parola del Signore, alleluia, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16, che Dio, gloria a te, nome ha Gesù, tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Gloria a Dio. Ci sono due vie, cari di Viterbo, la via della salvezza o la via della perdizione. Dopo la morte del corpo, la morte fisica, dopo la morte la tua anima andrà o in cielo o all'inferno. Non ci sono altri luoghi, come insegnano alcuni bugiardi. Il purgatorio non esiste, il limbo non esiste, sono menzogne. Nella Bibbia Gesù parla del cielo o dell'inferno. Dove andrà la tua anima? E tutti noi passeremo attraverso la morte fisica. Santo sei Gesù. Tutti noi lasceremo questa vita. La Bibbia dice che alcuni non moriranno, ma saranno trasformati, però, al ritorno di Cristo. E che Gesù ritornerà dal cielo la seconda volta, dice in Apocalisse, Gesù Cristo ritornerà dal cielo e ogni occhio lo vedrà. Alleluia. Ma prima lui verrà a prendere il suo popolo, i veri credenti, come siamo noi e tanti altri fratelli in Cristo sparsi per le nazioni. E Gesù verrà a prendere il suo popolo, e se noi saremo vivi, noi non vedremo la morte, diceva l'apostolo Paolo, ispirato da Dio. Se noi saremo vivi al ritorno di Cristo, non vedremo la morte, ma saremo trasformati e avremo corpi gloriosi di risurrezione, e andremo con il Signore nel regno dei cieli. Alleluia. Questa è una grande verità. Vedo che alcuni di voi non credono. Vi vedo increduli, vi vedo freddi, indifferenti, come alleluia, mai, popolo di Viterbo. Sento che ci sono dei cuori increduli in questa città, ma ti voglio dire, se tu ascolti le parole di Dio, la fede può nascere nel tuo cuore. Gloria a Dio. E puoi trovare la luce
È la verità di Gesù Cristo che cambierà la tua vita. Ti darà un nuovo cuore, ti darà una nuova speranza, ti libererà dai peccati, dai vizi, dalle paure, dalle tenebre, come ha fatto con noi. Gloria a te, e come ha fatto con me in modo particolare, che io ero una pecora smarrita in questo mondo. Camminavo nel buio come un cane randagio, andavo nelle strade buie, perduto nei vizi. I demoni mi trascinavano, ma un giorno, gloria, la luce del Vangelo ha cambiato la mia vita. La luce di Cristo, alleluia, mi ha illuminato. Gloria a Dio. La luce del Signore mi ha illuminato. E oggi posso parlare in ogni luogo della sua parola. In mezzo alle tenebre di questa società. Perché questa società di oggi è una società perduta, piena di peccati, di immoralità, di delinquenza, di omicidi. È una società che fa il male, che vive nel male. Ma se tu credi in Cristo, puoi trovare la luce dello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Che entrerà nel tuo cuore e tu rinascerai dentro di te. È una rinascita spirituale nel cuore, ascolta la parola di Dio. È una rinascita interiore, è una rinascita dentro che illumina il tuo cuore con la luce del Vangelo di Gesù Cristo. Quante persone in Italia si definiscono cristiani, dicono che sono cristiani perché secondo loro sono cattolici, vanno a messa, ogni tanto vanno a festeggiare le messe, vanno a messa quando c'è la Pasqua, il cosiddetto Natale, ma poi tutto l'anno vivono come se Dio non esistesse. Abbi pietà, Signore. Gloria a te, abbi pietà, Signore. In Italia la maggior parte degli abitanti non sono cristiani, sono pagani, sono cattolici di nome, ma poi bestemmiano, guardano le donne degli altri, rubano, fanno furti, cominciando dal governo, dai sindaci, dai presidenti, dai deputati, sono ladri e bugiardi. E poi dicono che vanno a messa la domenica. C'hanno una religione falsa, la religione del diavolo. Sapete, in Italia anche i mafiosi dicono che sono cattolici. I camorristi dicono che vanno a messa. C'hanno i loro santi protettori. Ma se tu non hai Gesù, andrai all'inferno con tutti i santi. Alleluia. E tutti i santini. Perché vivi una falsa religione. Gloria a Dio. Non hai Cristo. Non vivi nella verità. Non vivi nella santità. Non pratichi l'amore di Dio. Vivi nell'odio, nel rancore. Quante persone litigano. Vivono nell'odio. Anche nelle famiglie. Per i soldi, per l'eredità. Si uccidono tra di loro. Si odiano. Così non si può essere cristiani. Per essere cristiani dobbiamo vivere secondo l'insegnamento di Cristo. Gloria a Dio, guidaci Spirito Santo. E solo alleluia. Lui può cambiare il cuore malvagio dell'uomo. Il cuore di pietra che tutti noi avevamo. Io avevo un cuore di pietra prima di convertirmi al Signore. Io avevo un cuore di pietra, bestemmiavo, avevo l'odio, facevo il male, mentivo, rubavo, avevo un cuore duro, ma poi dicevo, ma io credo in Dio, io sono cristiano, ero un cristiano falso, ma oggi sono un cristiano vero. Amen. Alleluia. Ecco perché predico il nome di Cristo, come facevano i discepoli di una volta. Alleluia. E non mi vergogno, non ho paura. Non sono timido di predicare.
Alleluia, bisogna avere vergogna di fare altre cose, non di predicare. Amen. Ci sono uomini svergognati che fanno cose brutte nelle strade e non si vergognano. Prima ho visto in un parcheggio due uomini che stavano facendo cose brutte in una macchina. Due uomini, un uomo con un uomo. Di quelle cose bisognerebbe vergognarsi. O di peccare, di rubare, di mentire, di fare frodi, truffe. Di quello bisogna vergognarsi. Ma non di predicare il nome di Cristo. Alleluia. Perché Cristo è l'unica salvezza. E se voi lo cercherete, Lui vi illuminerà. Lascia l'idolo, togli via l'idolo, togli via l'idolo. Solo Dio dobbiamo adorare. Lo spirito in verità, buttate la spazzatura all'idolo. Via l'idolo. Solo Dio bisogna adorare. Lo spirito in verità. Vedete, l'Italia dice di essere una nazione cristiana, ma l'Italia è piena di idoli. La gente si inginocchia alle statue, alle immagini, agli idoli di legno, di metallo, di pietra, fanno le processioni, accendono le candele agli idoli, e ciò è contrario ai comandamenti di Dio. Alleluia. Sappiatelo bene. Se fino a oggi non lo sapevate, questa sera qualcuno è venuto a dirvelo, per amore di Dio e per il vostro bene, che inginocchiarsi alle statue, anche se le statue tu le chiami, vabbè, sono i santi, la Madonna, una statua di Gesù bambino, sono cose sbagliate, cari di Viterbo. Sono cose false. Gloria a te, Signore. Perché Dio lo dobbiamo adorare in spirito. Alleluia. Gesù ti vuole salvare. Gloria a te, Signore. Usalo con potenza, Signore. La grazia e misericordia tua, Padre. La Bibbia, in nome che di Gesù, è la parola del Signore. Gloria a tuo nome, Gesù, gloria a tuo nome, Padre. Il tuo popolo, Santo, Santo, la Bibbia che contiene i comandamenti, alleluia, dell'Onnipotente, proibisce, ascoltatemi bene, proibisce di fare immagini, sculture, per venerarli o per adorarli. È scritto nei 10 comandamenti. Ma la Chiesa romana vi ha ingannato, ha nascosto queste verità. Per secoli la Chiesa romana, la Chiesa dei Papi, la Chiesa del Vaticano, che è una Chiesa corrotta, vi ha nascosto la verità. Sapete per quale motivo? Per il denaro, per il Dio denaro, perché loro con l'idolatria guadagnano miliardi. Andate a vedere nei cosiddetti santuari, Lourdes, Medjugorje, Fatima, vendono di tutto, vendono acqua benedetta, vendono crocifissi, vendono statuette, vendono madonnine, vendono santini e guadagnano miliardi, c'hanno un business. Alleluia. Ma la verità è la parola di Dio. Gloria a te, Santo nome Gesù. La verità è Cristo, la verità è la Bibbia. Ecco perché, grazie a Dio, noi siamo predicatori della Bibbia, siamo predicatori del nome di Gesù, gloria al Signore, predicatori della parola di Dio, e ne siamo fieri, perché il Signore ha cambiato la nostra vita, la mia vita, quando io ero un passo dall'inferno. Tante volte, quando non conoscevo gloria la parola a Dio, di guidaci, Dio, Spirito Santo. Ho rischiato di morire almeno 3 volte. Sono stato sul bordo della morte. Sono stato sul bordo dell'abisso. Ma Dio mi ha preservato, alleluia. Dio mi ha liberato. Il Signore non ha permesso che io morivo. In quell'epoca, se no andavo dritto all'inferno. E il Signore ha avuto pietà di me e mi ha dato questa grazia, questo privilegio, questa vocazione di predicare il nome di Gesù.
E ti voglio dire, il Signore vuole fare grazia anche a te. Ecco perché predichiamo, per portare la salvezza. Gloria, gloria, eterno. Alleluia. Ascolta con umiltà. Non dare retta al diavolo. Il diavolo ti mette brutti pensieri. E il diavolo, non dare retta al diavolo. Ascolta con umiltà. Alleluia, la parola di Cristo. Perché Gesù è morto alla croce. Gloria a te, Signore. Per me, per salvarci. Cristo è l'unica salvezza. Gloria a Gesù. Gesù è l'agnello di Dio. Affidatevi a Lui. Gloria a te, Affidatevi Signore. Affidatevi a Lui che è vivente. Tocca il cuore, Pregate Padre. Gesù direttamente. Non hai bisogno di andare da un prete, da un papa, da un cardinale a chiedere perdono, perché loro sono uomini peccatori. Anch'essi a volte sono i più peccatori. I papi, i preti, i cardinali. Quante cose hanno fatto quei malvagi? Quanti scandali ci sono nascosti? Alleluia. Poco tempo fa, in Argentina, c'erano centinaia di preti accusati di abusi sessuali sui bambini. La Chiesa Cattolica è corrotta. Non seguitela. Seguite Cristo. Gesù, il Re dei Re. Amen. Che è vivo. Che è spirito, che è il principe della pace, la via, la verità e la vita. Affidatevi a Lui con un cuore sincero direttamente. Gloria. Non devi passare dal Vaticano, non devi passare da Roma, non devi passare dal prete, dal papa. No, 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 anche loro si devono convertire e lasciare la menzogna, l'idolatria, i peccati che ci hanno addosso e seguire Cristo. Perché Gesù è il Re dei Re. Vi voglio dire questo prima di concludere questo messaggio e andare un po' più avanti, alleluia. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6, gloria Gesù a Dio. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù. Perciò gloria a te, Signore. L'unico mezzo, l'unica via tocca che cuore, porta padre, tocca, al alleluia. Padre, di questi al regno che sta di Dio, Signore. Al paradiso, toccalo, l'unica toccalo. Via è Gesù. Ricordatevi questo, cari di Viterbo. Ricordatevi questo. Dice in Prima Timoteo capitolo 2 verso 5, vi è un solo Dio e un solo mediatore tra l'uomo e Dio, un solo mediatore, un solo tramite, è Gesù, l'unico intermediario. Alleluia. Sapete cos'è intermediario? Voi che andate all'università, che fate gli studiosi, cosa vuol dire intermediario? Cosa vuol dire mediatore? L'unico tramite, alleluia, gloria. Tra Dio onnipotente, santo, il Dio della gloria, il Dio del cielo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo è Gesù Cristo. Gloria a Dio. Loca alleluia. Col cellulare che mi scurba, alleluia. Alleluia. E ti voglio dire, gloria a Dio, dice ancora, alleluia, blocca quel disturbo, Signore, aiuta. Gloria a te, santo nome, Gesù. Verso 12. Santo, santo, alleluia. Gloria, gloria a Dio. Mettilo silenzioso. Gloria alla... Dice, santo, in nessun santo. Altro vi è la salvezza. È scritto. Alleluia. In atto. Guidalo Padre con potenza. Io ve lo dico col cuore, sono qui a predicare col cuore per la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. In nessun altro vi è la salvezza, così sta scritto nel registro della Bibbia. Alleluia. Nella Sacra Scrittura, nella parola divinamente ispirata.
E guardate, affinché nessuno mi dica che io sono un protestante, che c'ho una Bibbia diversa, che noi abbiamo una Bibbia... No, io ho la Bibbia della CEI, edizioni, tra virgolette, San Paolo, una Bibbia che hanno anche i preti, ma loro non dicono la verità. Ma la Bibbia stessa della CEI condanna l'idolatria. Alleluia! La Bibbia stessa della CEI condanna gli idoli. Legge la Bibbia. La Bibbia stessa che hanno i preti condanna le loro idolatrie, ma loro non la predicano come essa è, perché loro hanno tanti dogmi, hanno tutti i loro dogmi. Loro hanno tanti dogmi. Sapete che la religione cattolica, loro hanno il Concilio Vaticano, hanno lì delle mega biblioteche con tutti i loro papiri. Il Vaticano è pieno di menzogne, diciamo la verità. Ma la verità è la Bibbia. La verità è Gesù. E Gesù disse, cari... Alleluia. Di Viterbo, alleluia. Conoscerete la verità. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. La verità vi farà liberi. Amen. E in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome dato agli uomini sotto il cielo tramite il quale dobbiamo essere salvati. Alleluia. Nessun altro, nessuna altra all'infuori di Gesù ti può salvare. Non ti affaticare a pregare santi, Madonne, Buddha, Maometti, quello che vuoi, nessun altro ti può salvare, ma solo Gesù Cristo, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Alleluia. Gloria a Dio. Il quale dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, gloria a Dio, verso 28, il Signore dice: venite a me, venite a me. Gloria. Voi che siete stanchi e afflitti, e io vi darò riposo. Gloria. Dice il Signore nel Santo Vangelo, il Vangelo della grazia, della salvezza, del perdono, della vita eterna, perché Gesù è l'unico Salvatore. Gesù è l'unico che morì alla croce per noi. Ecco perché è l'agnello di Dio. Il sangue di Cristo te ne può dire. Il sangue di Gesù te ne può dire. Per esempio, le parole. Gesù ti può essere. Gesù ti può essere. Chiedi aiuto a Gesù. Gesù ti ama. Cambierà la tua vita, il Signore. Pregheremo. Pregheremo per te. Prega Gesù. Gesù, lui è morto alla croce per liberarti dalle tenebre, dal peccato. Gesù ti vuole liberare. Lui vuole cambiare la tua vita, lo dico. Gloria a Dio. Oh Signore. Ecco perché la parola di Dio dice che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amen. Gloria a Dio. L'agnello di Dio. Colui che si sacrificò per noi su quella croce, alleluia, alle porte di Gerusalemme, gloria, in gloria. Mezzo a due ladroni, Gesù morì. Agnello di Dio, chiedi perdono, no. Che toglie il peccato del mondo. Chiedi perdono. Voglio facciamo una preghiera per te. No, chiedi perdono. Chiedi. Gesù vuole salvare. Ti vuole dare la pace, la speranza, la salvezza. Io sto predicando il nome di Gesù, una cosa bella. Guarda che bello il messaggio. Alleluia. Gesù ti ama tanto. Amen, amen. Dio Gesù ti ama. Non lo stracciare, tienilo. Tienilo con rispetto. Sì, lui. Amen. Gloria. Il Signore Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E dice la parola: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Gloria, gloria a Dio. Invocate il nome del Signore. Chiedete aiuto al Signore, non agli uomini, non a una persona, a una statua, a un'immagine. Chiedete aiuto a Gesù Cristo con un cuore unico. E Lui vi illuminerà. Gloria. In luce, la morte in vita, l'angoscia in gioia, tramite la fede in Gesù. Gloria a Dio, sia benedetto il nome del Signore. Gloria, gloria a Dio, tocca il cuore, Signore. Tocca, tocca, tutto qui ascoltato, la tua parola sta prendendo. Gloria a Cristo. Tocca, tocca, Gesù. Tocca, eterno Salvatore. Fa che la tua parola, Signore, possa penetrare, entrare nel cuore di questo popolo, Padre, del cuore duro. Gloria, gloria a Dio. Santo di Israele, oh alleluia, Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio Creatore, non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amore, Dio d'amore, oh alleluia, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te. Per me non c'è amore, oh gloria a Dio, alleluia, e solo ti ama. Gesù e ci guarda da tutto male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro, oh alleluia. Con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amore, Dio d'amore, solo sei tu. Oh Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore, oh gloria a Dio, alleluia, Dio d'amore. Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te. Per me non c'è amore. Oh, gloria a Dio, guida, Padre, ti osservo, Padre, alleluia. Cristo vive, gloria a Dio. Nel Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo, dice la Bibbia, ritornerà a giudicare i vivi e i morti.
che Dio lo benedica. Suo regno e nella sua venuta. Lui verrà. Solo Gesù salva. Solo Lui. Colui che morì crocifisso e risuscitò, un giorno ritornerà a giudicare le nazioni. Gloria a Dio. Convertiti, non seguire più le vie del mondo, le vie peccaminose, non seguire più la via larga che porta alla rovina, ma segui Gesù Cristo, che è la unica via, che è la via, la verità, alleluia, e la vita. Gloria a Dio, alleluia. Seguite la via del Signore. Amen, a Dio la gloria. Siamo qui per fede, fratelli, sorelle in Cristo, alleluia. Gloria a Gesù. A proclamare il nome del Signore che è l'unica salvezza. Alleluia, preghiamo per le anime che ascoltano, che qui a Viterbo stiamo vedendo che ci sono cuori, gloria a Dio, che sono sensibili alla parola di Dio. Questa è una gioia, ma anche se ci sono cuori duri, noi continueremo a predicare, perché è lo Spirito Santo, alleluia, che può cambiare i cuori, come ha fatto con te. Anche prima con me. Eri un ribelle, un malvagio, un bestemmiatore, oggi sei un figlio di Dio come me. Eravamo persi, ubriaconi, bestemmiatori, ladri, blasfemi, ma Gesù ha cambiato il cuore di pietra che avevamo. Se oggi io sono qui con la Bibbia, è un miracolo. Io prima andavo in giro a fare guai, ero un vandalo, a volte ho fatto cose di vandalismo, ma Gesù mi ha cambiato, alleluia, e oggi predico, alleluia, l'amore di Dio che può cambiare il tuo cuore di pietra, il tuo cuore malvagio. Gesù lo può cambiare, guarire e illuminare. Affidati a Gesù. Affidati a Cristo per i tuoi problemi. Non andare dietro le coppe di vino, le birrette per dimenticare i problemi. Cerca Gesù. Amen. Amen. Cerca l'amore di Dio. Cerca il Signore. Dice la parola di Dio: cercate, alleluia, il Signore mentre c'è tempo. Invocatelo mentre egli è vicino. Lasci lento la sua via, l'uomo iniquo, i suoi pensieri, e torni al Signore. Cercate il Signore e il Signore avrà cura di voi. Gloria a Dio. Sita Matei. Alleluia. Il Signore vi perdonerà. Il Signore illuminerà il tuo cuore se tu confiderai in Lui. Toglierà il peso dei tuoi peccati, quei pesi che hai nella coscienza, quei pesi che hai nell'anima. Perché quando l'uomo vive nel peccato, o la donna vive nel peccato, c'è un peso terribile nella coscienza. Non fare finta di niente, tutti avevamo quei pesi. Un peso, un macigno, un fardello nella coscienza, ma Gesù può togliere te. Lo sai che non mi sopporto, spirito maligno, ma Gesù ti vuole liberare, Gesù ti vuole salvare. Non sei la di cosa puoi dare un'altra. Tu sei vittima del diavolo, ma Gesù ti vuole perdonare. Alleluia, che Gesù perdoni. Vedete le persone come sono vittime del diavolo. Ha detto: io sono un anticristo, perché lo spirito del diavolo li tormenta. Ha detto: io non ti posso sopportare, perché è il diavolo dentro di me. Ma Gesù può salvare. Amen. Alleluia. Credete nel Signore. Popolo di Viterbo, ce l'ha messa. Il regno di Dio è vicino. Avvicinatevi al Signore Gesù. Avvicinatevi al Vangelo. Avvicinatevi al vero Dio.
uscite dalle tenebre, dall'idolatria, dalle falsità e seguite Cristo. Alleluia. Seguite la parola del Signore. Seguite Gesù anche voi. Credete nel Re dei Re. Santo sei Gesù. Questa vita è passeggera. Gloria a Dio. Abbiate fede nel Signore Gesù. La sangue di Cristo tiene potere. C'è potenza nel sangue di Gesù. Abbiate fede nel Re dei Re. Il Signore Gesù dice nella sua parola: chi crede in me ha la vita eterna. E il Signore dice nel Vangelo: chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte in eterno. Chi osserva la parola di Cristo ha la vita eterna. Perciò, cari che ascoltate, la cosa più importante in questa vita è seguire la parola di Gesù Cristo. La cosa più importante non è avere un buon lavoro, avere una bella casa, avere tanti soldi, essere laureati, essere ricchi o chissà che cosa, ma la cosa più importante è seguire la parola del Messia. Ascoltate anche voi lì dentro, la cosa più importante è osservare i comandamenti di Dio. Abbandonate il peccato, l'idolatria, la menzogna, l'abuso del potere, l'ambizione. Spogliatevi del peccato e seguite Gesù Cristo in spirito e in verità. Amen. Perché solo Gesù Cristo è la salvezza per coloro che confidano in Lui. Gloria a Dio. Siamo qui questa sera, qui a Viterbo, a predicare il nome del Signore come una voce che grida nel deserto, perché il Signore dice nella sua parola: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questo è il comandamento di Dio: chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Prima bisogna credere e poi essere battezzati. Il battesimo dei neonati non vale, lasciate l'inganno. Il battesimo dei neonati non è biblico. Il battesimo che fanno i preti, il battesimo che fanno i bambini piccoli, non è il vero battesimo. Alleluia! Il vero battesimo è come Gesù Cristo ci ha dato l'esempio, che all'età di 30 anni egli fu battezzato nel fiume Giordano. Alleluia. Da Giovanni Battista, per dare l'esempio. Alleluia. Prima bisogna pentirsi dei peccati, prima bisogna ravvedersi e credere volontariamente nel Signore Gesù, e poi bisogna battezzarsi. Il battesimo che ti hanno fatto da bambino non serve, è un inganno della Chiesa romana corrotta, e Dio l'ha scritto. Mi sembra che questo luogo è un luogo dei cardinali, fai vedere lì. Mi sembra che questo luogo dove abitano i cardinali, un luogo dei preti, dei papi, qui a Viterbo, ho visto su internet che c'è un luogo che si chiama la casa dei papi. Ma possiamo dire la casa dei diavoli. Pentitevi
delle menzogne, uscite dalla casa dei diavoli e seguite Gesù Cristo. Seguite il Vangelo. Seguite le sacre scritture. Gloria a Dio. Seguite la Bibbia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Come si chiama questo luogo? Ah, la prefettura. Mamma mia. Anche quella è la casa dei diavoli. Credete nel Re dei Re, il Signore dei Signori, che ritornerà a giudicare il mondo. Convertitevi, abbandonate l'iniquità, abbandonate la menzogna, la corruzione, l'inganno, la falsità, la prepotenza, l'abuso del potere, abbandonate la via malvagia anche voi che siete lì e seguite Gesù Cristo. Gesù Cristo, il Re dei Re. Seguite Gesù Cristo che morì per noi. Seguite Gesù Cristo, il Salvatore, perché Lui è l'unica speranza. Ti voglio dire questa sera, dove andrà la tua anima? Ricordati, gloria, gloria a Gesù, che dopo alleluia. La morte del corpo, l'anima uscirà. E la tua anima, dopo la morte del corpo, o andrà in paradiso o all'inferno. Dove andrà la tua anima? Convertiti a Gesù Cristo. Convertiti al Nazareno. Convertiti alla parola del Signore, popolo di Viterbo. Ascolta la parola di Dio, non indurire il tuo cuore. Non fare orecchi da mercante. Non avere un cuore di pietra. Ma rifletti, alleluia. Gloria Gesù a Dio. Cristo vuole illuminare. Santo sei Gesù. Gesù Cristo vuole cambiare il tuo cuore. Gesù Cristo vuole liberarti dalle fiamme dell'inferno. Questa è la verità, un messaggio di salvezza. Chiunque tu sia che stai ascoltando, non importa la tua razza, la tua posizione sociale, se sei ricco, povero, sei un uomo uniformato, sei un uomo incravattato, sei un peccatore, un uomo onesto, un delinquente, un camorrista, un mafioso, un prete, un cardinale, un dottore, un avvocato, non importa chi sei, tu hai bisogno di Gesù, tu hai bisogno di Cristo. Hai bisogno della salvezza. Gloria a te, Signore. Signore dei Signori. Gloria a Dio. Gesù ti vuole perdonare. Chiunque tu sia, lavoratore, delinquente, spacciatore, ragazzo, studente, adultero, ladrone, chiunque tu sia, onesto, omosessuale, prostituta, barista, cameriere, chiunque tu sia, hai bisogno di Cristo, alleluia. Alleluia. Dio ti benedica, grazie. Credo in Dio, alleluia. Credi in Cristo. Alleluia. Dio tocca il cuore. Dice, chi porta un bicchiere d'acqua a uno dei discepoli di Cristo non perderà la ricompensa. Pregate che Dio lo illumini. Versate la sua anima. Credete nel Signore Gesù, cari, leggete la Bibbia. Leggete il Vangelo, ve lo dico con amore. Gloria che vi leggete viene. La parola del vero e unico Dio. Amen. Alleluia, leggi il Vangelo. Amen, amen. Amen. Dio la gloria. Che Dio lo benedica. Amen. Il Signore vi benedica, cari. Pregate ancora per quest'opera di fede. Il Signore ci guiderà ancora in tante città dove non siamo mai andati a predicare. Gloria. Prima volta che siamo a Viterbo, per la gloria di Gesù, sosteneteci in preghiera, pregate nel nome di Gesù per questa opera di Dio, per le anime, per i cuori che ascoltano. Noi vi salutiamo nell'amore di Cristo. Vi ricordo che stasera, alleluia, la sangue di Gesù c'è potenza. Attenta a non coprire il microfono.
questa sera, Dio piacendo, alle 21 saremo in diretta con la parola di Dio, di Gesù Cristo, del Signore, su YouTube alle ore 21 per la gloria del Signore. Potete scrivere: solo Cristo salva, sana dottrina biblica. Amen. In Italia. Alleluia. Gloria a Dio. Credi in Gesù, l'unica salvezza. Credi in Cristo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Signore, benedica anche mia moglie, serva dell'Eterno. Benedici, Padre, la tua serva. Alleluia. Cristo vive, alleluia. Pace di Gesù Cristo, pace del Signore.